canali di comunicazione quello che sta succedendo. Sostanzialmente la macchina politica e partitica classica si è completamente azionata nei nostri confronti per smontare puntualmente tutte le nostre attività in difesa dei cittadini. Non ultima, poi, visto che Silvana l'ha accennato, alla questione dell'abolizione dei vitalizi. Quindi siamo stati in qualche modo scaraventati in un'istituzione da cittadini con grande determinazione, con grande volontà, ma in un momento molto difficile, perché l'approvazione di un bilancio di circa 7.000 pagine, quindi che ci è stato consegnato 3 giorni prima. Quindi voi immaginatevi com'è la situazione lì in regione, com'è l'atteggiamento loro nei nostri confronti. Noi siamo 7, no? L'avrai ricordato. Però io su questo vorrei dirvi, non è poi sempre i numeri, non sono solo i numeri che possono... Format, un programma di compilazione proprio di legge, quindi il testo anche formalmente diventa una legge che poi verrà sottoposta a noi, quindi è proprio il circuito, che il teorema che abbiamo sempre descritto, cioè quello del fatto che dai cittadini devono partire iniziative che i portavoce devono portare poi all'attenzione del Consiglio, si compierà nella sua interezza. E quello che ci tengo a dire appunto è comunque che la nostra attività consiste soprattutto in seno al Consiglio di non solo di smontare tutto ciò che è una maggioranza molto coesa, perché voi dovete rendervi conto che al di là delle finte separazioni che ci sono tra al Senato e stiamo trovando una strada all'interno di queste istituzioni, fatta una strada che si articola in due percorsi che però viaggiano abbastanza parallelamente. Da una parte il senso della nostra presenza è rendere una casa di vetro quella che è stato il palazzo dei poteri oscuri fino adesso. Perché è importante questo? Perché innanzitutto perché i palazzi sono le istituzioni sono dei cittadini, e quindi non deve esistere più questa oscurità, questa opacità di controllo da parte dei cittadini nei confronti delle loro istituzioni. E poi perché cambiare il modo di far politica serve poi a dare la possibilità a un'azione politica che si svolge poi attraverso il programma, la declinazione del programma, quindi presentazione di proposte di legge piuttosto che atti di sindacato ispettivo vari, dà la possibilità di essere credibili quando tu presenti un progetto e quando tu persegui quel progetto, perché l'hai presentato in campagna elettorale, stai continuando a portare avanti quel disegno e stai cercando di trovare sempre più consensi nell'opinione pubblica e magari anche nei partiti, perché ovviamente noi non abbiamo la forza da sola di far approvare tutto il nostro programma. E quindi sono due binari su cui si svolge la nostra azione politica. Che abbiamo fatto finora, non so se voi seguite i nostri canali Facebook, abbiamo lavorato per cercare innanzitutto di introdurre un minimo criterio meritocratico all'interno della scelta dei collaboratori dei gruppi. Quando siamo entrati noi abbiamo scoperto che eravamo obbligati come gruppo parlamentare ad assumere un X persone che dipende dalla consistenza del gruppo, quindi dalla percentuale che tu prendi alle elezioni, e di queste persone si conoscevano i nomi e i cognomi e basta, non un curriculum, non un'attestazione di una professionalità acquisita che fa sì che tu abbia diritto a quel posto di lavoro a carico dei cittadini, perché poi i soldi dei contributi con cui i gruppi svolgono la loro attività sono sempre i soldi delle nostre tasse, nient'altro. E quindi dici, perché vengono spesi in questa maniera? Quale professionalità hai acquisito negli anni all'interno di questa istituzione tale che ti venga garantito il posto legislatura per legislatura? Io non ho mai sentito che qualcuno che non abbia la fortuna di avere, perché adesso è una fortuna, un contratto a tempo indeterminato abbia il posto garantito indipendentemente poi dalla professionalità acquisita a tutto. E quindi abbiamo cercato di, dopo lunghe ed estenuanti trattative, usando anche la rete e usando l'indignazione dell'opinione pubblica, abbiamo cercato di introdurre appunto un criterio minimo che ci sembrava, insomma, sì, dobbiamo scegliere all'interno di queste liste di persone, però quantomeno sceglieremo le migliori, quindi fateci vedere i curricula, fateci vedere la professionalità acquisita e noi li sceglieremo. Ed è sembrata una cosa, la prima volta che l'abbiamo detta agli uffici, noi sembrava, vabbè, dice, dobbiamo scegliere tra queste persone, dateci i curricula.
What's the meaning of? Marziano. Che tu dici, ma sta gente, ma tu l'ha vissuta fino adesso? Un corso no, cioè, cose che tu dici, veramente ti rendi conto che è un universo a parte. Poi, altre cose, li vai a chiedere tutta una serie di contratti, appalti per capire come vengono affidati, così. Eppure lì ti guardano come se tu praticamente stessi in un altro mondo e ti rendi conto quanto vero è il quanto non sia un pensiero popolare il discorso della casta, il discorso del distacco poi dalla vita reale. In tutto ciò, poi c'è stato tutto questo lungo periodo che è durato più o meno 2 mesi di consultazioni, a riconsultazioni, 3 volte consultazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E finalmente hanno deciso di sbloccare il Parlamento che tenevano in ostaggio. Non so se avete seguito il fatto che le commissioni permanenti non sono partite per 2 mesi. Le commissioni permanenti sono il primo, diciamo, il primo passo che la nostra Costituzione prevede per andare ad esaminare quelle che sono le leggi che vengono poi approvate dal Parlamento. E anche lì abbiamo imparato questi meccanismi di scambio di potere. Se tu vai a leggere Costituzione e Regolamento, nulla osta al fatto che nel momento in cui il Parlamento viene eletto si parta con i lavori, indipendentemente dal fatto che esista o meno un governo uscito dalle elezioni, perché un governo esiste sempre. Quando vi dicevano non c'è il governo, non era vero, c'era in prorogazione il governo Monti con tutti i suoi limiti, ma non avendo più tra l'altro alle spalle la stessa maggioranza che l'aveva approvato, ovviamente avrebbe avuto poteri ridotti, anzi forse sarebbe stata paradossalmente la situazione ideale, perché avrebbe avuto una maggioranza che l'avrebbe obbligato effettivamente a fare quello che i cittadini, o meglio le rappresentanze politiche uscite dalle elezioni, volevano che venisse fatto. E abbiamo imparato che anche quello è la partenza delle commissioni permanenti è uno scambio di favori, un do ut des. Se faccio il governo e mi assicuro ministri e sottosegretari, allora poi i residuali, quelli che sono rimasti fuori dai giochi principali, vanno a fare i presidenti di commissione. E quindi devi aspettare, devi far aspettare il paese finché tu non hai distribuito tutte le tue pedine. Anche questa è una cosa che abbiamo denunciato. L'unica cosa vera, reale che è partita in questo periodo, nel frattempo le commissioni sono partite 10 giorni e lì abbiamo cominciato ovviamente a lavorare, era la famosa commissione speciale per il cambiamento dei saldi di finanza pubblica, per poi permettere di trovare di creare quella situazione, insomma, all'interno del nostro documento di economia e finanza, che permettesse di sbloccare i famosi pagamenti per le imprese creditrici della pubblica amministrazione che aspettano da anni e nel frattempo muoiono. Sono piccole e medie imprese italiane che hanno avuto la fortuna / sfortuna di o vincere un appalto con una pubblica amministrazione oppure avere un affidamento diretto e che non vengono pagate, che siccome sono imprese piccole non hanno più il credito delle banche, perché sappiamo esattamente come stanno operando le banche in questo momento, stanno morendo. Abbiamo cercato all'interno di questa commissione speciale di introdurre tutti quei correttivi che potevano servire anche lì a dare un senso alla distribuzione di questi soldi, che poi pure lì sono sempre soldi nostri, saranno, adesso capiremo come li troveranno, ma saranno sempre nuovi soldi che verranno, perché ovviamente non hanno recepito nessuno degli strumenti innovativi che noi volevamo portare, saranno soldi che verranno da nuovo debito pubblico o che verranno da altri tagli a servizi di quelli pochi che sono ancora rimasti. E abbiamo cercato di introdurre criteri ragionevoli e di ragionevolezza anche nel pagamento, nelle modalità di pagamento. A noi sembrava una cosa razionalissima dare un senso cronologico ai pagamenti, cioè chi ha un debito più vecchio è privilegiato rispetto a chi ha un debito più recente. Era troppo semplice di buon senso per passare una cosa del genere. Ed è un emendamento che non hanno fatto passare. Abbiamo cercato di creare un fondo a contribuzione volontaria dove potessero farsi confluire tutte le donazioni da parte di riduzioni di stipendi dei parlamentari come le nostre a eventuali donazioni private anche del singolo cittadino che magari ci voglio contribuire a creare un fondo per la piccola e la media e micro impresa.
sempre per il discorso che non trovano finanziamenti nei canali normali. E anche lì l'hanno bocciato, tra l'altro con un escamotage veramente di bassa lega, perché hanno detto prima lo bocciamo, poi lo abbiamo riformulato, hanno detto ok, adesso non c'è tempo per presentarlo perché l'Aula sta aspettando di votare, sta aspettando noi della Commissione, portiamolo in Aula e lo presentiamo, il relatore lo presenta direttamente in Aula. Arrivati in aula, il presidente della commissione si è rimangiato il fatto boccia del PD, si è rimangiato il fatto che ci aveva detto di portarlo direttamente in aula, e lì è praticamente scattato un selvaggio botta e risposta tra i nostri parlamentari e lui, e insomma il relatore di maggioranza, che è sempre del PD ed è Causi, che tra l'altro è uno di quelli che ha contribuito al buco del bilancio a Roma quando era assessore al bilancio per Veltroni. Quindi insomma il cerchio è sempre quello, i nomi sono sempre quelli, li sposti da un posto, li metti in un altro, fanno un buco e derivati da una parte, e come fai? Li premi, no? E li metti in Parlamento. Cioè, abbiamo anche la Polverini, che ha ben performato in regione, e quindi non gli vuoi assicurare un posto al Parlamento. No, ragazzi, è veramente drammatica vedere queste. Sì. Allora, per Copasir Vigilanza Rai è fermo, e vi spiego pure lì il gioco di poltrone. Dipende tutto dal Senato. Dunque, Copasir e Vigilanza Rai sono bicamerali, quindi praticamente hai sia membri del Senato che membri della dei deputati. Dipende tutto dal Senato, perché al Senato il nodo della discordia è la presidenza della giunta per le elezioni, perché il Movimento 5 Stelle ha detto per la prima volta noi vogliamo chiedere l'applicazione di una legge che esiste dal 57 che prevede l'ineleggibilità dei concessionari pubblici, alias Berlusconi, e dei suoi avvocati, alias Ghedini e Longo. Siccome questa è cruciale, stanno facendo un gioco di poltrone all'interno. Lì ci metto uno delle finte opposizioni, perché noi adesso abbiamo le opposizioni finte, eletti e in coalizione con PD e con PDL, e che adesso si sono scoperte opposizioni, e sono le stesse opposizioni che hanno fatto, Fratelli d'Italia, nello specifico Ignazio La Russa, ha fatto uno scambio di poltrone con il PDL, quindi con l'attuale maggioranza, all'interno della giunta delle autorizzazioni alla Camera, dove tra l'altro è stato eletto presidente con i voti della maggioranza. Quindi capite il senso dell'opposizione per loro. Io personalmente ho litigato con La Russa e ne sono fiera di questa cosa. Perché per un mio commento su Facebook, dove dicevo appunto che PDL e Fratelli d'Italia facevano i giochi delle finte opposizioni, lui viene da me in commissione affari costituzionali, perché i peggio stanno tutti là ringraziando il cielo, e fa: ma Roberta, ma che scrivi, scusa, mi scusami, non capisco. Ho fatto: non capisci, te lo spiego. Allora, non si gioca in questa maniera, o sei opposizione o sei maggioranza. Fa: no, io vado a incassare dei crediti maturati precedentemente, quindi insomma ha fatto capire esattamente che c'era questo accordo di fare un piccolo spin-off del PDL, perché dice: non sia mai come va, che va male, allora io mi assicuro già la finta opposizione. No, ragazzi, se ne vedono di ogni là dentro. E quindi niente, ritornando alla tua domanda, adesso bisogna capire chi metteranno alla presidenza della giunta, e poi da lì parte tutto il discorso delle altre cariche, insomma. Grazie. Una domanda. Sì. Per quanto riguarda il MES e il Fiscal Compact, che prevedono un bagno di sangue futuro, come pensiamo? Noi abbiamo già dichiarato che vogliamo rivedere il Fiscal Compact, assolutamente. Tra l'altro adesso in Europa non siamo gli unici, mentre prima potevamo essere una voce isolata. E quindi troveremo anche delle sponde a livello internazionale per cercare di capire come muoverci, ma all'interno della Germania stessa so che adesso stanno, perché nel suo essere comunque sempre compilativo, comunque hanno frenato parecchio, e quindi si stanno preoccupando anche loro dei loro posti di lavoro, insomma del loro welfare, di tutti i loro diritti che danno per acquisiti e che per noi sarebbero un miraggio praticamente già, però ovviamente i cittadini, che siano tedeschi, che siano italiani, che siano francesi, stanno capendo che questa politica di austerità non porta da nessuna parte se non insomma alla fame dei cittadini stessi, quindi
comunque io l'avevo già detto in un'altra occasione, vi invito quando avete una giornata che vi fa piacere così avvisare, chiamare la Camera dei Deputati, chiedere del gruppo del 5 Stelle e chiedere di venire un giorno in visita per vedere insomma come si lavora, come si fa. Cioè, ribadisco, il palazzo deve essere una casa di vetro per i cittadini, è la nostra casa, quindi siete assolutamente ben accetti e spero di vedervi lì dentro, anche perché abbiamo bisogno di persone normali che ce ne vengano. Da un minimo di rispetto al vostro lavoro, perché ritrovarsi lì dentro non deve essere facile sicuramente. Comunque questa è proprio, guarda, per dimostrare a lei che mi ha chiesto, però ovviamente bisogna dire che tu rappresenti un comitato di quartiere Nuova Torbellamone che sei di una zona. Non abbiamo mai sentito. No, arriva, devo essere sicuro.